Bene, questo è il video per capire come inserire gli articoli all'interno del sito giornali di Barga News. Se scorrete fino in fondo la home page, trovate Members Login, ci cliccate sopra e vi chiederà di inserire username e password, dopodiché sulla home page troverete il vostro login e potrete inserire in alto Add Post. Add new post, quindi dove potete inserire il titolo nella prima riga. Dopodiché chiaramente col maiuscolo e poi sotto potete digitare direttamente l'articolo all'interno dello spazio apposito. Si può fare sia in questa maniera che prendere invece, fare copia e incolla da un articolo preso da Word o da qualsiasi altro documento di testo. Si può prendere il testo, copiarlo e poi incollarlo all'interno dello spazio. Ricordatevi che però per fare questo di non copiare mai da file ripresi da internet, perché questi possono contenere dei codici che sono dannosi per il funzionamento del sito. Per controllare comunque che i vostri articoli non abbiano codice, in alto sopra il testo vedete due caselline, una è visual e una è HTML. Se andate su HTML potete vedere se ci sono codici strani, legati all'articolo, in questo caso vanno tolti. Comunque sia, per deformattare completamente i vostri articoli, su Windows nel menu Start trovate blocco note. E se incollate all'interno il vostro file, perderà con qualsiasi formattazione e poi lo potete inserire all'interno dell'articolo. L'importante è che non ci sia nei codici la scritta PIV fra le parentesi, DIV fra le parentesi. Poi andiamo a inserire l'immagine, che come avete visto si trova la casellina sopra. In alto sopra l'articolo la selezionate dal vostro computer. A questo punto vi apparirà la foto, dovete dare un titolo alla fotografia, potete mettere il titolo relativo alla foto e poi in caption potete inserire la descrizione che apparirà poi sotto la fotografia, la didascalia in poche parole. Oltre a questo dovete ricordarvi di selezionare Left e Medium, le due caselle che vedete qui, e poi di Use a Featured Image selezionate questo, dopodiché potete inserire Insert into the post, sì. A che la foto viene inserita, apparirà accanto. Ricordatevi sempre prima di selezionare la foto, di mettere il cursore all'inizio dell'articolo. La foto deve stare all'inizio dell'articolo. Accanto trovate le categorie, le varie categorie. Di solito ci sono categorie specifiche per quanto vi riguardano. E comunque sì, anche se ci sono le varie categorie, dovete selezionare quella più adeguata. Sotto potete inserire i tags che servono poi anche per i motori di ricerca, sia interno che esterno al sito, quindi potete inserire più parole, basta che siano separate da una virgola e poi le aggiungete. Andiamo ancora avanti. E a questo punto potete salvare quello che avete fatto, Save Draft, in maniera da non perdere il lavoro che avete fatto fino a questo punto. E Per quanto riguarda la vi diamo fotografia, anche qualche spiegazione per chi è abilitato a farlo, relativamente all'inserire, no, primo particolare, le immagini devono essere, se possibile, rettangolari. E non devono avere una dimensione superiore a una lunghezza di 22,58 cm e una risoluzione di 72 dpi. Mi raccomando,
che non siano più grandi di questa dimensione qui e che possibilmente, se è possibile, siano comunque rettangolari. Questo vale sia per l'immagine principale che per la categoria, la galleria che adesso vi spieghiamo come inserire. È autorizzato, c'è la possibilità anche di inserire una galleria fotografica. Accanto, sulla sinistra, trovate Gallery, Add Gallery, cliccate sopra. La scritta Gallery, Add Gallery. In alto vedete Add New Gallery, cliccate sopra a questo. Dovete inserire un titolo per la galleria che state per creare e poi aggiungete la galleria. A questo punto bisogna inserire le immagini. Browse, a questo punto, e così vi porterà sul vostro desktop o comunque dove avete le vostre fotografie. Ricordatevi sempre che da qualsiasi cartella le inseriate non devono essere, devono essere sempre 5 o multipli di 5, quindi 5, 10, 20, 25. A questo punto mettete il titolo della categoria e poi inserite le immagini, scaricate le immagini, ci vorrà qualche secondo di tempo, comunque è tutto automatico, dovete attendere fino a che l'operazione non è completata. Dovete attendere che l'operazione sia terminata, in questo caso abbiamo caricato 5 fotografie, ma si possono caricare 10, 15, 20. In questo caso abbiamo inserito 5 fotografie. 5 anche. Attendete ancora. A questo punto aspettate ancora il successivo passaggio. Per qualche istante. Fino a che non scompare anche questa casella, e a questo punto potete tornare su post e ritrovare i post che sono stati inseriti. Il vostro post sarà sicuramente il primo della lista. Edit e tornate all'interno del post. A questo punto, per inserire la categoria, ricordatevi di andare in fondo all'articolo. Di solito si inseriscono in fondo all'articolo. E portate il cursore, poi Add Next Gen Gallery, cliccate e vi apparirà subito il vostro titolo, lo inserite e vi apparirà una scritta In Gallery fra parentesi sotto, e questa è la galleria. Salvate di nuovo, Save Draft, e a questo punto con preview potete vedere, quello che avete fatto, e anche controllare che sia tutto a posto, che non ci siano problemi nell'inserimento. Potete così anche controllare se il titolo è giusto, vedere la fotografia principale che avete inserito, l'articolo, vedete c'è anche la didascalia che abbiamo inserito prima, e sotto c'è la galleria delle immagini, abbiamo inserito 5 immagini, come vedete 5 perché è il numero perfetto per la grafica che abbiamo impostato per il sito. 5, 10, 20, comunque sempre il numero di 5. E a questo punto il caricamento è fatto.